Danilo, torniamo. Io a mi ero dimenticato che a casa ho montato anche una bat box sul balcone per farci andare i pipistrelli. Ci è andato di tutto, ancora sta lì, anche animali inquietanti, ma mai un pipistrello. Secondo me, non so se funziona. Non lo so, la bat box no. Allora, guarda, secondo me il pipistrello non si fida. Può funzionare, ma dipende dal tipo di tetto che hai, poi dal traffico che hai. Allora, posso consigliare per chi ha i fiori la Polly, che è una sorta di ape, di quelle solitarie, che se hai i fiori sul terrazzo ti aiuta nell'impollinazione. Cioè, la Polly sta da una parte e dice: vieni qui a pollinare. Polly! No, non vengo! Mi si nota di più se impollino, se sto da una mano, non vengo. Voi mi dite: Polly, vieni! Non è un pochino così. No, però se hai i fiori, guarda che interessante. Danilo! Andiamo con la sigla! Diretta su DJ ogni mercoledì! Noi siamo sempre qua, tu dove vai? Stai qui! Il speaker preferito da tutto lo stivale, con i tre zozzoni sono gente che vale. Oh, 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 bevevo la birra. Avanti, avanti con Danilo. Avanti con Danilo. Andiamo subito con i Ciama Fatto Caso. Cioè, allora, fatto caso a tema cosa? A tema no, generale. No, non solo a tema Pasqua, che, quelli che sono avanzati. Ok, perfetto. Ciama Fatto Caso che quando vai al bar e chiedi una pasta o un cornetto, appena stai al bancone, appena la addenti, cioè al primo morso, il barista ti chiede: che vuoi da bere? Cioè, tu c'hai la bocca piena. Perché non gliel'hai detto prima? No, lui, no, magari ti sei dimenticato. Ah, ecco. Lui aspetta per chiederti che vuoi da bere, e tu fai il barista, tra l'altro, ragazzi, quello che fa le barre, d'acciaio. Dopo che l'ho detta ci ho pensato, pensavo che fosse passata lì, invece no. Sempre al bar abbiamo notato il barista, pensa quanto siamo maliziosi. Sempre al bar entri e vedi il barista che davanti c'ha 20 un elefante, c'ha 20 persone e sei un po' impanicato. Appena ti prende la tua ordinazione spariscono tutti, hai visto? Subito dopo resti da solo. No, questa è vera. Ma anche se vai in un locale, fai la fila, quella tremenda, lunghissima, per arrivare a prendere il tuo cocktail. No, dopo non arrivi nessuno. Tu, non c'è più nessuno. Sono proprio dei figuranti. Ci hanno fatto caso che nei film, quando interviene la polizia, in piena estate, 250 gradi, salvano la persona e gli mettono una coperta pesante addosso. Sempre. Cioè, sempre. Ma hai salvato da un palazzo in fiamme. Stanno a fuoco, perché mi metti la coperta? Non so se hai visto che alcuni delle forze dell'ordine, tra l'altro oggi è la festa della polizia, se non sbaglio, quindi 171 anni auguri a tutti i poliziotti e le poliziotte all'ascolto, quindi oggi è proprio il massimo. Criceto poliziotto è proprio il massimo, che poi sono sudati, e invece nei film tu vedi che inseguono e poi freschi di doccia tutti tranquilli, sempre non si lavano mai. Andiamo alla piegatura. Già, no, c'è un altro ancora, c'è due, dai, due ci hanno fatto caso. Aspetta sono brutte, no sono belle. Allora, ci hanno fatto caso che quando metti il dentifricio sullo spazzolino, adesso le setole fanno quell'effetto catapulta, e ti arriva dritto dentro l'occhio. Il dentifricio, e tu vai in giro per 2-3 ore la mattina con st'occhio, e si è metanato un cazzotto in faccia. Uno in un occhio e tutto il resto sullo specchio appena pulito. Sì. Comunque ricordate questi consigli, che sullo spazzolino va messo pochissimo dentifricio. Se no fa lo schiumone. E non si spreca. Per risparmiare, bravo. Piegatura. Oggi saggio, Danilo. Saggio. Sarà l'orario. Ci hanno fatto caso che la gente, cioè ancora oggi, la gente. Quando vai in metro, la gente, che ci sono anche dei barristi tra la gente. Ripeto. Ci hanno fatto caso che la gente, bravo, suona meglio. Devo cambiare proprio intonazione. Quando deve scendere la ferma, devi fare le moine, devi solo dire la gente, anche le smorfie con la faglia, il gattopardo. A un certo punto la gente che rifà Balberto, ci hanno fatto caso che le persone quando devono scendere dalla metro, ma perché fai con le mani così? Ma cos'è sta? Perché sto cercando di parlare bene. Quindi hai bisogno di darti un tono. Allora, rifà. Quando le persone devono scendere dalla metro, ancora oggi spingono il pulsante per aprire la porta. Non serve un cazzo quel pulsante. Beh, qui, ma perché non lo tolgono? Ma quale? Quello per aprire le porte.
sicuro? Sei sicuro? Sei sicuro? Io, allora, a Roma non serve. Soltanto la quando è buio, quando sono mezza vuota. Vabbè, se domani, no, dico, se è vuota, vuota, se non lo prendi non si apre. Veramente? No, a Roma ti fidare. Non serve. No, a Roma no, si apre lo stesso. Sicuro? Vabbè, ma a Roma sono due fermate, ma che c'è? Certo. Nel senso, secondo me è detto una gastroneria. Anche secondo me. Però, ora ci fermiamo un attimo. E andiamo dove? Dove andiamo? Però tranquilli, perché ritorniamo sotto sto svolazzamento dei mani. Vabbè, fermi lì, torniamo subito. Chiamate Romanti 1 di 1 su Radio DJ. Freak se chic, copyright Rocco Danica, ricordiamolo sempre. Freak se chic, Toto Africa 1982, sono le 908, tranquilli, non è successo nulla, solo oggi, domani e dopodomani ci siamo noi al posto di Fabio e la nostra collocazione è appunto tra le 800 e le 1000. Ed è il motivo per il quale Danilo guadagna un altro spazio, perché vogliamo rovinare l'ora di Fabio. Ma per forza, certo. Porcala bene, dai. Però devo dire che oggi Danilo è particolarmente ripulito. Che è successo? Anche nelle cose che dico, che penso, certo. Quindi un po', come dire, un po' minuetto si è diventato. Un po' è diventato Danilo Cordero di Montezemolo. No. Devo lottare tutto contro il vero Danilo da Fiumicino. Che è quello, dentro di te. Per quello mi muovo così, perché lui prova ad uscire e io cerco di trattenerlo. C'è una lotta interiore, come Batman, no? Il Batman oscuro, eccetera. Però senti, al 342-00-00-700 questo nuovo corso è particolarmente apprezzato. Grande Danilo che ha detto scendere invece di scenne. Bravo, 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 vedi? Bravo. Sentito l'accento toscano di lui, no? Certo. Che ti dice fai i complimenti. Hai sciacquato i panni in Arno. Bravo. Del Tevere l'hai sciacquato. Manco la niene. Ma passiamo, cambiamo rubrica. Sì. In tanti però segnalano che in effetti l'utilità del pulsante sulla metro è messa in serio dubbio. Cioè molti dicono che non. Allora. Avresti ragione, mi sono andato a informare, ma c'ero arrivato con la logica. In realtà, soprattutto negli ultimi tempi, verrà fatto sì che funzioni sempre per mantenere il clima all'interno delle carrozze uguale, quindi fa caldo, ci sarà riscaldamento, però prima che non ce ne fregava niente dell'ambiente, si aprivano. Sei tornato Danilo, prima che non ci interessava niente delle problematiche ambientali. Sì, poteva veramente, non riesco a parlare così se non muovo le mani. Stai facendo un minuetto. Sembri Arlecchino servitore di tuoi padroni. Sei guardabile. Torna Danilo, che vai, Danilo. Quindi sì, pulsanti servono o non servono? Sì, servono. Perché se servono li lasciamo, certo. Altrimenti togliamoli. Ma no, ma perché servono? Servono. Allora Danilo, cambiamo rubrica. Allora, notizie belle. Ricordiamo che io do delle fake news, ma solitamente a fin di bene. Le fake news generalmente sono per muovere l'opinione pubblica, insomma, per indirizzare. Quindi potete anche crederci, okay, perché perfetto. Tanto sono belle e non fanno male a nessuno. Quindi sta per uscire, questo è vero, ragazzi, una nuova piattaforma streaming. Potrete vedere film, calcio, serie TV. L'abbonamento costa €50 al mese. Puoi vedere tutto quello che te pare, su tutti i dispositivi che te pare, quando te pare, come te pare. Si chiamerà fa come cazzo te pare, raga. Sì, ma €50 al mese può fare tutto quello che si chiama, internet. E costa un po' meno. Attualmente le piattaforme adesso te danno un dispositivo per vederla, uno e mezzo. Non contemporaneamente. Lo vuoi da solo se c'è un amico basso. non due, pago, fa un po', no, quello che me pare, però. Facciamo sondaggio interno, quante piattaforme avete? Dunque io una, due, tre, quattro piattaforme. Aspetta, la domanda è quante piattaforme avete che pagate? Perché ormai quattro. Io ne pagavo quattro. Netflix. Allora io ne pagavo una sola. Scusami, cinque. Perché cinque. Discovery Plus non la pago, è vero. Allora, aspetta, pure sei perché c'è RaiPlay. Io uso ogni tanto. Vabbè, ma RaiPlay non è a pagamento. Gratuita. No, dico anche quelli gratuiti. Ah, beh, pure quelle allora. Io ho il buon Sandrone che praticamente gli scrocco tutto. E quando mi devo vedere una partita di calcio, chiamo e faccio. Lui è dell'Inter. A Sandrone te sta a vedere l'Inter. E lui fa sì. Potresti smettere. Perché c'è il Napoli? È molto gentile. È generoso. No, però Sandrone è un uomo per bene. Però le guardiamo in base all'importanza della partita. Che ne so, un Napoli-Milan. Vale di più. Vale di più.
più di un Interlecce, capito? Ah, quindi... bravo, ce l'hai con Lecce. Ah, no, no, stai sminuendo i tifosi del Lecce. Partita di cartello. Hai detto che la Puglia ti fa schifo. Bravo. Minuetto, minuetto. Non è questo che intendevo. Mazza, io a Fantacalcio, c'ho una delle più belle. Allora, secondo me a Fantacalcio c'ho Falcone, Baschirotto e Strefezza, ragazzi. Amici del Lecce, sono secondo in classifica. Quindi... Dai, altra notizia bella. Giro di vite per quest'estate: sarà assolutamente proibito vendere ai mariti scemi nelle fiere, nelle sagre, l'attrezzetto quello per tagliare. Le zucchine, le zucchine e il panno, quello asciuga tutto. Che io pure quello fa mi appassiono tantissimo. Mio papà ce n'ha 10 milioni e ogni volta che vado a casa sua mi dice: guarda, che ho comprato lo svuota zucchine. Quante zucchine puoi svuotare nella vita? Però ce n'ha 7-8. Quindi sarà vietata la vendita solamente ai mariti. Le mogli, che sono più accurate, intelligenti, possono. Ma voi non ne avete neanche uno? Non c'è. Io ci casco sempre. Io ogni volta che vedo, sei comodo. Certo. Perché a me mi frega quello che c'ha il microfonino. Il microfonino mi dà subito l'idea di qualche cosa di però importante. Io voglio chiedere a uno psicologo: qual è il principio per il quale tu ti scordi di averne già uno? Perché io ne avrò 7. Ma perché 8. Te lo presentano in modo diverso, non è lo stesso. Tu pensi che è il colore, cambia. Io lo compro solamente a Campo dei Fiori, dove c'è il venditore, quello famosissimo, virale sui social. Lui sta sempre lì e vende tutti questi attrezzi. Vende anche l'attrezzetto che tu metti sopra il limone. Sì. Spremi il limone da sotto, certo, e ti va il succo dentro tantissimo, al contenitore. Più succo di quello. Però che... se lo fai a casa non funziona. Pianino, sono le 9:14. Purtroppo il tuo tempo è finito. Quindi ti preghiamo di andartene a fare in culo. Oggi la reverenza. Okay. Danilo, tanto mi ritiro nelle mie stanze. Bravo. Ci vediamo comunque domani. A che ora ci vediamo, Danilo? Non lo so. Alle 800, quando iniziamo? All'800. Iniziamo con te. E sei quindi contento. Do l'ultima notizia bella. Domani. La do domani, perché era quindi, bella. Era bella. Recuperi bella. Come la pasta al forno. Sì. Quante sono buone le cose. Ciao Danilo, ciao.